Sicuramente ancora c'è, diciamo, tantissimo da fare in ambito modellistico-matematico per fornire delle indicazioni concrete e sempre più precise e quotidiane al clinico. Allora, un ambito sicuramente è quello della integrazione dei modelli matematici con i dati di imaging e in generale clinici che sono a disposizione, quindi immagini radiologiche, immagini di velocità, tanto per fare degli esempi. La fusione di questi due mondi sicuramente può arricchire la risposta del modello matematico. Il secondo è quello di tenere in conto della variabilità. Fra un paziente e l'altro c'è una grossa variabilità in termini di valori dei parametri, ad esempio la viscosità del sangue, la conducibilità elettrica nel miocardio. Oggigiorno sappiamo risolvere in maniera molto efficiente e accurata quello che succede per il singolo paziente, ma tenere in conto della variabilità fra un paziente e l'altro è un qualcosa che sicuramente può essere molto migliorato e che può rendere molto più efficiente il modello in un domani. Un terzo esempio di miglioramento del modello matematico sta nella riduzione dei tempi di calcolo. I tempi di calcolo, che come detto prima ci si avvale del calcolatore per la risoluzione a valle dell'approssimazione numerica, possono essere oggigiorno molto onerosi. Ad esempio, un battito cardiaco di un funzionamento del cuore di una persona vera può anche richiedere una settimana di tempi di calcolo. Allora, lavorare in direzione di ridurre i tempi di calcolo facendo delle approssimazioni rigorose del modello matematico può sicuramente essere uno sviluppo che può essere molto utile per le applicazioni.